Ecco, qui la famiglia Waldi ha una carta antichissima, perché questa siamo del 1950. Vedete le anse del fiume come sono tutte storte? Ecco, le possiamo vedere. Praticamente è stato fatto un grandissimo lavoro in che anni? 1971. 1971, per cui vedete c'è questo tracciato che indica come hanno addrizzato tutte le anse del fiume. Quindi questa è la ferrovia e qui invece abbiamo, si parte dalla via Aurelia. Quindi è stato fatto un grandissimo lavoro, per questo per dire, per l'importanza che è stata data appunto dal consorzio a queste opere dalla regione, cosa che poi negli anni è andata sempre a sminuire, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove gli interventi per la pulizia degli argini del fiume avvengono ogni forse 15 anni, Eh sì, occhio si ogni va 15 diverso. anni occhio e croce, e adesso stanno facendo dei lavori. Il problema qual è? Che puliscono 15 metri sì e 15 metri no. Adesso noi andremo sul posto a vedere questo lavoro che stanno facendo. Allora, ringraziamo la famiglia Waldi che ci ha consentito, ecco, qui di venire a vedere il tipo di lavoro che stanno facendo sul fiume Arrone. Qui hanno iniziato la pulizia, si vede, lì ci sono tutte le sterpaglie, eccetera. Ecco, e poi ad un certo punto 15 metri e poi si bloccano. Si bloccano qui, non fanno nulla, assolutamente. Quindi rimane praticamente tutta la vegetazione che va ad ingombrare il letto del fiume e quindi crea ostacolo al defluire delle acque, naturalmente, quindi problemi anche notevoli di eventuali esondazioni. E poi ecco qui ricomincia la pulizia dell'argine, come potete vedere, e poi ancora ci si alterna 15 metri sì e 15 metri no. Siamo sotto alla Lepregnana, tanto per intenderci. Questo è il tipo di lavoro che stanno facendo, ci hanno impiegato tantissimi anni, però è un lavoro fatto a metà. Ora ci dicevano i contadini, anche qui, capire se questo lavoro è giusto che si faccia così per questo problema della nidificazione degli uccelli, oppure se la nidificazione degli uccelli è una scusa per evitare di fare un lavoro completo, che magari costerebbe un pochino di più. Ma ricordiamo che tutti quanti gli utenti, e quindi che vivono nelle nostre campagne dell'agro, pagano il consorzio, e che il consorzio dipende dalla regione, e quindi comune, regione, tutti questi enti dovrebbero un attimino essere più attenti. Noi non pensiamo che sia un problema di nidificazione degli uccelli, perché vedendo il lavoro come è fatto e quello che è rimasto qui di sterpaglia non mi sembra un lavoro corretto, ma non parlo da esperta, mi limito a denunciare la questione.